legge di iniziativa popolare per il risanamento, la bonifica, la tutela, la valorizzazione ambientale, il rilancio economico e sociale della Valle del Sacco. Sembra così, ma mi mal di testa, però adesso vi spiego perché. Se ci fate caso, il territorio su cui ricade la legge, già visualizzato, è il bacino idrografico del Sacco. Eccolo. Allora, sicuramente voi sapete meglio di me quello che è successo nella Valle del Sacco dai primi anni 60 ad oggi. Noi cerchiamo di spiegarvelo perché è il presupposto per dire come è stato applicato sulla Valle del Sacco un certo tipo di modello di sviluppo e dimostriamo che questo modello di sviluppo è sbagliato e non dobbiamo fare male, perché il problema della Valle del Sacco è affrontato in maniera strategica, con un unicum. Ed ecco perché è una legge di iniziativa popolare, perché soltanto una legge di iniziativa popolare può contenere un piano strategico effettivamente efficace, perché noi non puntiamo a fare una cosa che lasciare lì, è una cosa come il forum dell'acqua pubblica ha puntato a ottenere la legge, noi puntiamo lo stesso a ottenere un risultato, un obiettivo, di rilanciare la Valle del Sacco, di bonificarla e di rilanciare economicamente e socialmente. Quindi, bisognerebbe avere un modello di sviluppo. Quello che c'è stato fino adesso, noi abbiamo visualizzato, questa era una fotografia degli anni 60 della Valle del Sacco non urbanizzata e quella di oggi urbanizzata. Che è successo? Come mai? Perché in teoria anche questo discorso uno potrebbe dire, ma non è che sia negativo in assoluto. Il fatto che tu c'è una valle urbanizzata non è che sia negativo in assoluto, grazie, pure se è positivo, grazie, se è una valle ricca, dove si vive bene. Tutto comincia nei primi anni 60, perché poi certe cose sempre state dette, ma bisogna puntualizzarle. Negli anni 60 nasce il nucleo di industrializzazione della Valle del Sacco, finanziato con Sicasna, e si sceglie un modello di sviluppo della Valle del Sacco. Si passa dal modello che prevedeva una vocazione agricola e uso dei beni ambientali esistenti a favore di una sistematica ma non regolare industrializzazione, perché non è che l'industrializzazione sia il male assoluto in sé, ma bisogna vedere come la applichi e come la gestisci. Da sottolineare che in teoria la crisi del settore agricolo di quel periodo, sulla quale poi si è basata si è giustificata l'applicazione del sistema di sviluppo, in verità non era causata da una crisi del settore agricolo in sé, ma il fatto che c'era una mancanza di infrastrutture. L'idea era, avreste dovuto rilanciare il settore agricolo piuttosto che mortificarlo e passare a un altro modello di sviluppo. Comunque, partono, e il fatto che sia partito in questa maniera, quello che è successo lo vediamo in questi tutti i dati che vedete nelle prossime slide, non è che sono stati costruiti da noi, sono tutti presi da rapporti ufficiali, da relazioni, non c'è niente di tutto copia e incolla. Qui si vede il numero di aziende, industrie con più di 50 dipendenti, si vede come il numero di industrializzazione, poi ASI, famoso, area di sviluppo, che prima si chiamava, poi è diventato ASI, come ha prodotto l'aumento vertiginoso del numero delle industrie. In assoluto questo non significa un male, poi bisogna vedere quello che succede. E qui vediamo quello che è successo con gli addetti, l'altro indice. Quello verde sono quelli dell'agricoltura, quelli rossi, la linea rossa è quella dell'industria. Si vede chiaramente come è cambiato il modello di sviluppo nel giro di pochissimi anni, quelli dell'industria, gli addetti all'industria hanno superato quelli del settore agricolo e vediamo come praticamente oggi il settore agricolo è ridotto ai minimi termini. Quello industriale c'ha la crisi, siccome poi la crisi in atto c'ha una curva in discesa, però poi vediamo pure perché c'è la crisi. Comunque, vabbè, però il problema è che questo modello di sviluppo dal punto di vista economico è fallito, perché andiamo a vedere i risultati oggi. I risultati oggi sono quelli. Non dico io, stanno nelle relazioni ufficiali, questo osservatorio che ha mai commerciato. Tasso di disoccupazione 13,5% fine 2013, superiore a quello nazionale. Tasso di occupazione giovanile, non ne parliamo. Nella graduatoria per attività economica, la provincia di Frosinone è all'85° posto, fine 2013 stiamo parlando, quindi pochi mesi fa. Il numero di imprese attive si riduce del 5% all'anno dal 2008, gli impieghi nel settore finanziario, i soldi in banca, sono diminuiti drasticamente. Quindi c'è stato una.
quel modello di sviluppo di industrializzazione dal punto di vista economico oggi possiamo dire è fallito. Cioè almeno vedete una bella valle verde ridente, no? Perché quel modello di sviluppo ha pure provocato un serio danno ambientale. Nel 2005 scoppia l'emergenza ambientale, sanitaria, socio-economica pure, e in quei comuni viene dichiarato il famoso, sito di emergenza nazionale, adesso è diventato poi SIR, sito interesse regionale, per sottoporre alla bonifica la famosa storia dell'inquinamento su quei territori là, che però non è l'unico problema. Bacino, distretto idrografico dell'Appennino meridionale, qualità delle acque. Questa cosa vi dovrebbe interessare perché questo qui è preso dalla relazione del piano di gestione del bacino idrografico dell'Appennino meridionale approvato l'anno scorso con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, perché come dice il Codice Ambiente sono stati istituiti questi bacini sovraregionali per i quali sono stati approvati i relativi piani di gestione delle acque per rispettare la normativa europea di gestione e di qualità delle acque, e quindi il bacino del Sacco non rientra per competenze sotto per esempio la regione Lazio, ma rientra sotto la competenza del bacino descritto dal Appennino meridionale, che prende tutte quelle regioni là. Il Sacco nella qualità delle acque a scala europea è a aprile 2013, al momento di approvazione del piano di gestione, viene dato come qualità pessima, cioè la più bassa della scala. Vi faccio notare che quella linietta rossa lì, che si diparte dal Sacco, è cosa? Il cosa è dato in quella relazione come qualità pessima. Grazie. Quindi, inquinamento pesante nella parte nord, inquinamento delle acque su tutta l'asse, e qua piano di gestione, lo accennavo prima, del bacino del fiume Sacco, quella relazione dice una cosa che secondo me è decisiva, perché fino adesso noi abbiamo tutti pensato che l'inquinamento della valle del Sacco derivasse dalla questione dell'industria pesante, ovvero un certo tipo di impianti industriali a Frosinone, Colleferro, Anagni, Ferentino. In verità il problema è questo qui, e non lo dico io, lo dice quella relazione approvata in quel piano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica dell'anno scorso. L'intera area della Valle del Sacco fu interessata a fenomeni di inquinamento delle acque superficiali nel 2005. Il fenomeno era ed è tuttora da attribuirsi alla mancata regolamentazione del sistema di scarichi di varia natura, in specie industriale, i defuratori. Non ci sta. L'inquinamento del Sacco e di tutta la valle non dipende da quello, ma dipende dal fatto che tu per 50 anni hai sversato senza bonificare le acque. I defuratori non funziona nemmeno uno. Quindi ambiente, siamo messi in una certa maniera. Consumo di suolo, interesserà gli urbanisti ma a tutti. In provincia di Frosinone è aumentato del 7,5% all'anno dal 2001 ad oggi, cioè ogni anno aumenta del 7,5% consumo di suolo. Abbiamo adesso, questo però è andato nel 2010, in effetti adesso la raccolta differenziata è aumentata parecchio, però siamo sempre a livelli bassi. Comunque nel 2010 era 6,1, adesso siamo intorno al 20%, però tutti gli altri sono molto sopra il 20%, per cui comunque ha ancora un livello molto basso di raccolta differenziata. Però l'ultimo dato disponibile era questo, ufficiale. Qualcuno se n'è dimenticato, ma noi lo ricordiamo: su tutta l'asta fluviale del fiume Sacco ci sono ben 21 impianti industriali sottoposti alla famosa direttiva 6, rischio di incidente rilevante. Cioè ci sono produzioni che possono provocare incidenti ambientali ed ambientali molto rilevanti e sono inseriti in quell'elenco, addirittura ci sono i piani di emergenza, i piani strategici di emergenza, ce ne sono ben 21 su un'asta fluviale di 80 km. Quindi questa non ci credevo nemmeno quando l'ho letta, sta nel rapporto dell'ambientale della Regione Lazio, che ha pubblicato a fine 2013. Tutti i comuni, tutti della provincia di Frosinone, tutti, 100%, sono a rischio idrogeologico.
46 per Iscafrana e 45 gradi di Turri. Io ci credevo, le cose sono errore, no, è così. Quindi, economia non funziona, ambiente non ne parliamo, la salute. Allora, tutto quello che cosa ha comportato questo rapporto, il famoso rapporto Sentieri del 2011, che studio epidemiologico nazionale dei territori degli insediamenti esposti a rischio di inquinamento, in cui c'è anche il bacino del Sacco. Le conclusioni evidenziate, perché è inutile mettere 50.000 dati, dice: nel complesso del SIN, del bacino idrografico del fiume Sacco, si è osservato un eccesso di mortalità per tutte le cause. Tutte. Cioè, significa che tu c'hai della mortalità che non è dovuta solo all'inquinamento di un elemento, ma di tutte. Cioè, significa che tu c'hai un territorio inquinato che provoca danni alla salute in maniera generalizzata ed estesa. Tant'è che in tutti quelli considerati solo due sono così, sono considerati così dal rapporto Sentieri. Rapporto Sentieri, che non è una cosa fatta da un'associazione, ma dall'Istituto Superiore di Sanità su commissione del Ministero. L'altro comprensorio dove si fa questo giudizio, indovinare qual è? Taranto. Quindi significa la Valle del Sacco è come Taranto. Allora, vabbè, dice almeno se vivrà bene comunque, cioè i rapporti sociali, vabbè, se non ci avete soldi, l'ambiente è distrutto, la salute non va, almeno stiamo bene tra di noi, no? Società, la provincia di Frosinone è l'87esimo posto, il 110, una caduta 2013 della qualità della vita. Quindi, complessivamente, si vive male. Questo è un dato interessante perché sta nel rapporto della Camera del Commercio, è l'indice di il rapporto fra la popolazione almeno 65 anni e quella di 2014. C'è un indice molto alto che ti dice che però la popolazione invecchia, ma non invecchia perché c'è una sopravvivenza maggiore, cioè l'età della vita si è avanzata, ma perché è aumentata? Ma perché i giovani vanno via. Quindi, oltre al fatto che noi abbiamo un ambiente e un posto di cinema male, la conseguenza di un posto di cinema male è che i giovani se ne vanno. Quindi quell'indice ti dice non che la popolazione invecchia in sé, ma che i giovani vanno via, perché è un rapporto dato appunto fra i vecchi che ci stanno e i giovani fino a 14 anni. Quindi invecchia perché la popolazione se ne va. Dal punto di vista culturale, sempre nell'ambito società, questi sono sempre dati ufficiali, noi abbiamo sistema della cultura che non funziona perché questi dati segnalano che l'acquisto di beni, biglietti per eventi, mostre, eccetera, è inferiore all'8%, cioè si spende per cultura meno della media nazionale. Questo è anche influenzato dalla crisi, però quando è stato preso il dato è comunque paragonato a quello dello stesso periodo in altri comprensori. Anche un altro elemento che ormai si prende a misura è l'accesso su internet, complessivamente è il 12% inferiore rispetto alla media nazionale. Quindi, su tutti i versanti, economico, ambientale, sociale e culturale, quel modello di sviluppo è fallito. Sarà forse il caso di cambiarlo?